Veniamo ai fatti politici che abbiamo vissuto in questi 2 giorni. Qualcuno li ha definiti fatti politici significativi, lo sono, lo sono. E sono certa che i primi veri fatti politici significativi che questa maggioranza ha vissuto servono a crescere e a responsabilizzarci. Perché in questi 2 giorni una maggioranza di cui io vado umanamente, politicamente orgogliosa, ha per la prima volta vissuto sulla propria pelle che a volte purtroppo fare politica non è soltanto dedicarci a ciò che amiamo, dedicarci a costruire i progetti. Nel frattempo il consigliere Donecchi mi scrive allo Scare Park, ricordiamoci quello, ricordiamo, perché noi siamo qui per questo, come tutti. D'altronde, ma ognuno di noi intimamente è qui perché vuole costruire e portare a casa dei progetti, delle proposte, un'idea di città. Purtroppo non sempre anzi, purtroppo accade che quando non si riesce a costruire, generalmente perché si viene messi di fronte ai propri limiti, si può essere tentati dalla voglia di distruggere ciò che non si è riuscito a costruire. E quando non si riesce a distruggere la politica, si può essere addirittura tentati di distruggere le persone che quella politica incarnano. Ecco, in questi momenti, in ognuno dei 2 casi, che si vede la forza dei rapporti umani, in primis, che si è stati capaci di costruire nel tempo, la credibilità, la trasparenza, la genuinità delle motivazioni che animano il nostro impegno. Purtroppo la politica non è soltanto la bellezza di mettersi a servizio e a disposizione di ciò che vogliamo fare. Chi l'ha fatta tanti anni prima di me, ogni tanto lo citiamo, no? Non è una bella locuzione, però molti penso in questa sala conosceranno, no? Quella locuzione di Rino Formica che diceva che la politica è sangue e merda, scusate, diciamo, però questo è, e laddove c'è sangue ci sono ferite, e laddove ci sono ferite, specie se profonde, ci sono anche cicatrici. Se metaforicamente potessi mostrarvi le cicatrici di questi 11-12 anni di percorso, in queste cicatrici trovereste discussioni molto accese, volte quasi fisiche, trovereste urla, trovereste offese, perché la politica è un fatto umano e come tale si articola nei rapporti umani e nei fatti di vita. Noi abbiamo vissuto un fatto di vita, un fatto umano, che, ripeto, sono certa ci fa crescere. E responsabilizza ancora di più ogni singolo consigliere che ha scelto un percorso che sapevamo fin dall'inizio essere difficile, perché era un percorso fatto, se vogliamo, di solitudine rispetto a un contesto politico nel quale noi eravamo percepiti, in parte eravamo, siamo in parte ancora degli estranei. Ma la politica è mediazione, la politica è compromesso. Nel senso buono del termine, ovviamente, nel senso del mettersi appunto all'ascolto e cercare dei punti d'incontro, non sempre arroccarsi sulle proprie posizioni, ma venirsi incontro. E questo lo è, ha ragione il consigliere Ricci, soprattutto per un patto civico, per un patto civico che ha come unico obiettivo quello di riuscire al massimo grado possibile, e considerate tutte le esternalità possibili e immaginabili che si possono vivere nell'arco di un quinquennio, di mettere a terra il proprio programma, di realizzare il proprio progetto di città e di farlo sulle gambe, con le teste e i cuori degli uomini e delle donne che credono in questo progetto e che io oggi mi sento di dover ringraziare ancora di più perché io avevo, mi ero impegnata nei loro confronti non a promettere che sarebbe stato un percorso facile, al contrario, tutti sapevamo
sarebbe stato un percorso difficile, ma mi sono impegnata a provare a proteggerli, no? In qualche caso da ambienti che a volte possono rappresentare le apoteosi delle cattiverie. Non sempre ci sono riuscita, spero di riuscirci, ma comunque spero di rendere facile il percorso che ci abbiamo davanti perché l'orgoglio di farne parte lo renderà più facile. Grazie a tutti e tanti auguri di buon Natale a tutti voi. Grazie, Sindaca. Passiamo alla votazione.